Salve a tutti, fan di Mister lo Sport, il blogger Lorenzo Cristian Bariani, il quale fa uno degli ultimi video per questa indegna estate di calciomercato Tinder Rossonere, perché mi prenderò una piccola vacanza fino alle 15 a ridosso della nuova stagione, sperando che ci sia qualche novità che mi faccia cambiare idea per qualche video nuovo. Ma per adesso è uno schifo di estate, uno schifo di mercato, perché notizia di oggi, stamattina, su uno dei nuovi obiettivi del Milan, sotto traccia naturalmente, ovvero Zielinski, è piombato in Napoli, sul centrocampista, buon centrocampista dell'Empoli, con una bella offerta di 18-20 milioni, che penso che l'Empoli direi no, penso che potrebbe andare a Napoli. E su questo c'è scritto su Sportnet, soffiato al Milan, e si aggiunge all'elenco di giocatori soffiati al Milan. Poi si sente in giro, su internet, e qui è veramente da bestemmiare, da incazzarsi, un articolo di ieri di Milan News: il borsino del calciomercato a 31 luglio. Milan, il borsino del calciomercato a 31 luglio, perché abbiamo fatto mercato? Cristina la mia zocca, puttana troia, perché abbiamo fatto mercato? Io lo leggo l'articolo, così lo giudichiamo insieme. Domani inizia agosto, cioè oggi, e il mercato del Milan resta bloccato, che più bloccato non si può, in attesa di capire cosa succederà alla società rossonera. Di seguito le operazioni ufficiali condotte dal club fino ad oggi, 31 luglio. Acquisti: Gianluca Lapadula, buon giocatore, dal Pescara; Lionel Vangioni, a parametro zero; Francesco Orlando, dal Bes Natese; Gianmarco Scalera, dal Pescantina, settimo; Cristian Pagnucco, dal Pordenone. Cessioni: Giovanni Crociata al Brescia, andato da Brocchi; Davide Di Molfetta al Prato; Michael Agazzi al Cesena; Matteo Pessina al Como; Gianmario Comi al Carpi; Gianmarco Zigoni alla Spal; Giorgio Piacentini al Como; Andrei Modic al Brescia, è andato da Brocchi, ottimo centrocampista; Hakim Mastur al PEC Zvolle, talentuoso trequartista 98; Andrea Vassallo al Brescia, anche lui è andato da Brocchi; Simone Verdi al Bologna; Stefano Sharawi alla Roma, 13 milioni già spesi per la Padula, che sono stati spesi 10, ne sono rimasti 3; Sebastian Gamarra, di cui si parlava un gran bene, andato al Feral Pisalò; Stefan Simic al Royal Excel Moscron; rinnovi: Riccardo Mondolino, con cui sono d'accordo perché è il capitano; Luca Antonelli fino al 2018; Davide Calabria fino al 2019; Cristian Zapata fino al 2019 e si è già sfasciato; Edson Vergara fino al 2019; contratti non rinnovati: Kevin Prince Boateng, che sta firmando con il Las Palmas; Philippe Mexès, grazie a Dio; con l'indegna di Alex, il ritiro di Abbiati e non rinnovo di Mario Balotelli; ritorni per fine prestito: Alessandro Matri dalla Lazio; Gabriel Paletta dall'Atalanta; Gabriel, il secondo portiere da Napoli; Suso, che sta per essere, si vocifera, scambiato con quell'indegno di Pavoletti. Ci incazziamo, ci rivoltiamo e contestiamo ancora. Giovani inseriti nella lista di svincolo: Barbaglio Lorenzo, Bussanca Francesco, Cangelli Francesco Fabio, Gnagni e Mutù, Finelli Luca, Guidoni Luca, Griffini Marco, Lopus Guerrera Gabriel Juan, Mutti Andrea, Parisi Alessio, Rodriguez Cordero Lan, Romano Samuele, Silvestri Massimo, Takur Rishvav, Viola Davide, Visil Said e Zennaro Francesco. Ditemi se questo è un cazzo di mercato. Ditemi se questo è un mercato. Questo è un mercato. Cazzo, è un mercato questo. Questo è un mercato. È un mercato, porca puttana. Questo è uno schifo. È uno schifo, non è un mercato. Manco a quel cato delle puci si fa sto schifo qua. E il popolo rossonero è sceso contestando ad Arcadi, chiedendo la testa di Gagliani per sto schifo che vede. Per questa schifezza che sta avvenendo ogni estate. Di colpi, questi sono colpi Mangioni e Lapadula. Basta, stop. E il resto? Mi cito soltanto il mercato degli altri, della Juve: Pjanic, Piazza, Dani Alves, Higuain e altra roba. Poi non solo, tutti quanti stanno vendendo a cifre folli: Pogba a 110, Icardi si vocifera a 70, Higuain a 94,7 con la clausola, e altra gente, addirittura Zaza ha valutato 40 milioni.
con tutto il rispetto per Zazza. E noi che facciamo? I saldi. Cazzo di Dio, cazzo, miseria schifosa. I saldi facciamo. Mettiamo, vendiamo il miglior attaccante che abbiamo, Bacca, ha fatto 18 gol l'anno scorso a 30 milioni. Conte ha rigenerato De Sciglio, ha fatto fare un europeo della Madonna e noi lo vendiamo a 30 milioni. Ma cazzo, ma come si fa? Come si fa a fare una roba del genere? Poi siccome non si deve incazzare, scendere in piazza e rivoltarsi, tirando la testa di Gagliani che in 5 anni ha distrutto il Milan. Ma cazzo, per queste cose ci incazziamo, stiamo vedendo uno schifo. Questo non è un mercato quello che ho letto prima, è uno schifo. Mondello ha chiesto Borca Valero, Musacchio e Musacchio e altri. Se non arrivano quei tre, lui si deve dimettere. Perché lo stanno prendendo per culo. Perché sta iniettando cose nuove a livello di gioco, ma senza quelli che lui vuole e che lo conoscono, non può fare calcio che vuole lui. Lo insegna, ma non è quello che vuole fare lui, perché ogni allenatore vuole dei giocatori, giustamente. E se non arrivano quelli che lui vuole. Ripeto, Cuadrado, Musacchio e Borca Valero si dimette, fa bene a dimettersi. Perché questo che stiamo vedendo è veramente uno schifo totale. Lo chiamano mercato. Andate a fanculo. Cioè, proprio andate a fanculo, dimettetevi e andate a casa. Cioè, falliamo che è meglio. Falliamo che è meglio. Perché quello non è un mercato, è uno schifo. È uno schifo. Io vi saluto, sperando che mentre sono in vacanza, anzi perché le notizie di mancata vendita, perché qualcuno deve finanziarlo sto cazzo di mercato, che sia Berlusconi, che siano i cinesi, ma finanziatelo sto cazzo di mercato, fatelo qualche acquisto, porca miseria, per favore, fatelo qualche acquisto, possibile che tutti comprano tranne noi, possibile, dobbiamo vedere sto schifo di estate, fa schifo veramente, fa schifo, è uno schifo. Io dico, è uno schifo, questo non è un mercato, è uno schifo. È uno schifo. Veramente uno schifo. Siamo gli unici con la squadra dello scorso anno. Nonostante Montella sta facendo giocare pure abbastanza bene. Perché i risultati sono discreti. Ma io non parlo di gioco che Montella va soltanto ringraziato. Ma parlo dello schifo che sto vedendo. Chiudo il video salutandovi, augurandovi buona estate. E che il Milan si decida a fare mercato, altrimenti smettiamo di farlo. Ciao a tutti.